pomeriggio a tutti, ai presenti e a chi ci sta seguendo da casa. Siamo in diretta dalla Milwaukee di Nelly Arena per la presentazione ufficiale del nuovo play della Benedetto, Federico Mussini. Alle mie spalle, coloro che interverranno durante questa conferenza di presentazione, il vicepresidente della Benedetto XIV, Graziano Gallerani, il general manager Ivan Belletti, Federico, che vediamo tra loro, e lo strategy manager Alessandro Livreri. Prima di, insomma, il primo a prendere parola è Ivan, che invito qua al desk a fianco a me. Sì, vi facciamo fare un po' di strada, un po' format presidenziale. Eccomi, ciao Giulia, ciao a tutti, buona vacanza. Allora, l'arrivo di Federico cosa rappresenta per la Benedetto XIV? Beh, rappresenta sicuramente un altro motivo d'orgoglio, innanzitutto perché va avanti con un certo tipo di filo conduttore che esula anche dal tipo di giocatore che non si discute, ma anche da una persona con delle qualità umane importanti. Noi, secondo me, abbiamo una risorsa grande che ci sta portando a questi risultati, che oltre all'aspetto tecnico e della forza della squadra, che insomma si vede giorno dopo giorno, è anche l'unione di un gruppo che sta facendo molto e si sta trovando bene anche fuori dal campo. Federico è un ragazzo umile, nonostante la carriera che parla per sé, e sicuramente si sta inserendo già dai primi giorni in un roster che lo accoglie perfettamente. Quando vedremo Federico in campo? Io direi, spero, guarda, sono qua sul telefono ogni due secondi per chiudere già per la Coppa Italia, direi che non ci sono praticamente problemi, spero di trovarlo già in campo il 27, se il coach vuole, ma direi che il 29 alle 20:45, che è una bella partita, direi un big match che spero sia il palazzetto bello pieno, perché contro Treviglio è una bella occasione sia per vedere Federico che per giocare contro delle squadre favorite per vincere il campionato. Quali sono le caratteristiche che hanno fatto sì che la squadra di coach Meccacci scegliesse Federico Mussini? Beh, sicuramente dopo la sfortuna di Federico, di Zampini, aveva bisogno di un altro giocatore, innanzitutto che sapesse trattare la palla e affiancasse sia Jankel che Tom e anche Derrick, ovviamente, sia sul playmaking che anche sulla pericolosità offensiva. E sicuramente Federico è un giocatore che può fare tutte e due le cose, sia portare palla che giocare da guardia, quindi è stato fondamentale questa è stata la nostra richiesta, era sicuramente un pezzo portato del mercato e siamo orgogliosi che sia venuto da noi. Poi è un giocatore che comunque conosce già il girone, quindi tutte le squadre che incontreremo non saranno una novità per lui. Certo, un giocatore che ha anche già vinto il campionato con Trieste, con Udine, sì, comunque con esperienza ha fatto bene. In Serie A. Certo, Serie A, poi a Reggio Emilia ha fatto i bambini, come si dice a Bologna, quindi sicuramente adesso sa cosa vuol dire essere tra le prime classifiche, sicuramente non soffre di vertigini. Vabbè, dai, allora noi ci auguriamo che Federico possa trovarsi bene qua con noi. E Ivan, passerei la parola al nostro vicepresidente Graziano Gallerani. Buonasera, buon pomeriggio anzi. Buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti. Allora Graziano, ti lascio un po' la parola per questa, diciamo, conferenza, che è anche un'occasione per incontrare sia la stampa ma anche i nostri tifosi, che vediamo essere molto presenti qua alla Milwaukee di Nelly Arena. Dunque, intanto grazie a tutti voi, porto i saluti del Presidente, il benvenuto a Federico Mussini, del Presidente appunto, e a cui ovviamente aggiungo i miei. Ecco. La figura di Federico Mussini non sono in grado di giudicarlo, perché non lo conosco, ma sicuramente il lavoro del direttore sportivo è stato di altissimo livello, poi visto anche la squadra da dove proviene sicuramente può dare sicuramente una mano per finire il campionato, un campionato che, come tutti sappiamo, è andato molto al di là, diciamo, di quelle che erano le più rosee aspettative, però visto che così l'appetito, come si suol dire, viene mangiando, la società ha così
si è ha creduto nel progetto e ha voluto rinforzare la squadra, perché purtroppo, come sappiamo, l'infortunio di Zampini ha portato un po' uno squilibrio anche della squadra. E nonostante questo, nelle ultime partite, appunto senza Zampini, il gruppo, che è il grande merito e la grande forza, diciamo, di questa squadra, non ha fatto pesare più di tanto appunto questa mancanza, ma però il girone di ritorno non può essere fatto ovviamente senza una persona così fondamentale. Perciò sono convinto che il supporto appunto di un altro Federico possa aiutarci a continuare così questo nostro sogno. Sicuramente questa rimarrà un'annata che in tutti noi tifosi non ce la scorderemo. Da parte mia sicuramente la ricorderò ancora di più, perché io appunto proprio quest'anno sono entrato a far parte della società, perciò non potevo iniziare che così. Hai iniziato col botto? Ancora, come? Hai iniziato col botto? Ho iniziato col botto, esatto. Perciò faccio i complimenti appunto a Federico, lo ringrazio per aver scelto così la Benedetto XIV, di aver creduto nei colori della Benedetto XIV. Sono convinto, appunto, come dicevo prima, che darà il suo ottimo supporto, e vorrei fare anche così un appello ai tifosi, ai centesi, di riempire il palazzetto appunto il 29, perché abbiamo bisogno del supporto di tutto di riempire il palazzetto. Grazie. Beh, allora adesso inviterei qua al desk il protagonista della giornata di oggi, Federico. Sento già gli incitamenti dei tifosi che dagli spalti arrivano. Allora, Federico, cosa ti aspetti da questa nuova avventura a 100? Ma innanzitutto grazie, perché ho ricevuto da subito un benvenuto molto accogliente, caloroso, ho già sentito tanto entusiasmo nell'ambiente. E tutti mi hanno parlato molto bene di questa città, di questa società, e quindi quando c'è stata la possibilità di firmare non ci ho pensato due volte. Arrivo in punta di piedi in una società che sta andando molto bene, e quindi cercherò di dare il mio meglio per far sì che questo momento continui e per cercare di fare la miglior stagione possibile. Partiremo con una partita molto difficile. Però tutte le partite alla fine sono difficili, quindi ho già avuto modo di conoscere i ragazzi, sono davvero un gruppo che mi sembra che abbia qualcosa di importante. Guarda, te lo posso confermare, oltre a essere un gruppo di lavoro, come si può dire, sono anche un gruppo molto accogliente, si vogliono tutti bene, un gruppo di amici, quindi sicuramente ti troverai a tuo agio in questa situazione. Quello che ti chiedo io, hai già avuto modo di conoscere un po' Cento, hai già fatto qualche passeggiata insomma in città? Perché bravo, hai detto città, mi raccomando, perché qua va sottolineato bene che Cento non è un paese ma una città. No, purtroppo ancora no, essendo avvenuto un po' tutto a cavallo di Natale, così, è stato tutto un po' di corsa, ma sicuramente nei prossimi giorni, nei prossimi mesi avrò modo di visitare, di conoscere un po' l'ambiente in generale. Cosa porterai a questa squadra? Ma appunto, essendo che devo sostituire Zampi, che tra l'altro è un mio amico, mi dispiace molto per lui perché sta facendo un'ottima stagione, cercherò di portare energia, entusiasmo, di fare quello che l'allenatore mi chiede, cioè di alternarmi nel ruolo di uno e di due, comunque senza perdere le mie capacità realizzative, però sono appunto a disposizione della squadra proprio per il fatto che so che tutto sta andando molto bene, quindi sono qui per fare in modo che questo momento possa continuare il più possibile. Bene, adesso io procederei a un momento un po' particolare, che è quello della consegna della tua maglietta, della tua divisa. Allora, questa te la faccio aprire. Eccola, se vogliamo fare una foto. Quindi Federico avrà il numero 4. Ha un significato per te questo numero?
In realtà non ha un significato particolare. La verità è che fin da quando gioco ai giovanili ero sempre il più piccolo della squadra e da piccoli i numeri andavano per taglie. E da lì mi ci sono affezionato e l'ho voluto fare mio e quindi, visto che era libero, ho deciso di tenerlo. Allora, io farei una foto con Federico e la nuova canotta. Ti chiamerei anche magari i nostri... Vai. Mi sposto. Sì. Ma direi col nome. sì. Se c'è... Ok. Bene, adesso direi che ce le abbiamo le foto per i social e adesso quindi dalle foto dei social a colui che gestisce un po' tutti i nostri rapporti con gli sponsor, quindi Alessandro Rivreri, il nostro strategy manager, lascio la parola a lui. Ci sono passato. Allora, buonasera a tutti, sono contento che ci sia stata della partecipazione, ma ne ero quasi certo, credo che passato un po' tutto il discorso Covid su cui non mi addentro, è bello riavvicinare quello che sono questi momenti importanti per la società che comunque fanno parte anche di un grande investimento e questo lo dico sicuramente perché come detto anche durante in occasione della cena di Natale dal Presidente, non sono operazioni scontate ma sono operazioni che si può permettere una società che chiaramente sa guardare bene i conti. E niente, io colgo l'occasione appunto per ringraziare anche i nostri sponsor, tutti quanti, sono 112 aziende e sono anche il motivo per il quale quest'anno, essendo cresciute, essendo entrate nuove aziende, permettono chiaramente di mettere in canna questi colpi durante l'arco della stagione quando è necessario, chiaramente poi dopo coordinati da quello che sono le scelte tecniche del nostro general manager che è riuscito a portare un giocatore così importante qua a 100. E, dicevo degli sponsor per l'appunto perché stiamo facendo tante attività dove inizia a vedersi qualche cosa di concreto, lo abbiamo visto nelle nuove pareti dove ci sono tutti i nostri sponsor durante tutte le partite con questo colore che li evidenzia in maniera particolare. Abbiamo fatto un'attività di divisione di quello che è l'investimento degli sponsor, dividendoli per Platinum, che sono ovviamente i più importanti per contributo economico, perché sono tutti importanti ovviamente. Abbiamo i Gold sponsor, i Silver e i Bronze. Soprattutto su quelli chiaramente, passatemi il termine, meno importanti a livello economico, ma importanti, come dicevo prima, abbiamo dato una grande visibilità inserendo questi 6 totem all'interno del palazzetto, quindi il loro marchio per assurdo è più ripetuto all'interno della struttura rispetto a quello dei nostri sponsor che magari hanno una visibilità più grande all'interno del campo da gioco e tutto il resto. Dico questo perché la novità è che faremo una campagna, cosa che non abbiamo mai fatto, per attrarre nuovi sponsor per l'anno 2023 che partirà da gennaio e quindi questo darà la possibilità di avere una visibilità di un certo tipo con un pacchetto ad hoc per quello che è il finale di stagione. E lo dico perché è diventato un momento dove si può investire su questa società qua, avere una visibilità che sia anche trasversale rispetto a quello che è il gioco del basket, perché ad esempio già giovedì avremo come ospiti i Disco Club Paradiso, appena usciti da X Factor, è comunque una band che ha 700.000 play su Spotify, quindi di calibro di conoscenza nazionale, chiaramente visto l'importanza della trasmissione X Factor. Sono molto contento perché uno dei componenti della band è di 100, quindi riusciamo ad averlo per la prima volta qui al palazzetto, si esibiranno durante l'intervallo, ma questo lo dico perché al di là del piacere di avere questi artisti, sono artisti che creano interazioni e visibilità oltre quello che è il nostro pubblico, quindi il fatto che saranno qui, il fatto che faremo dei video, il fatto che loro diranno che sono qui è molto importante perché come vedete in ogni angolo facendo un video c'è il logo di un'azienda che ha investito su questa società. Oltre loro sono molto contento perché sempre giovedì
29, che c'è questa partita importantissima a cui invitiamo ovviamente tutti i nostri tifosi. Ci sarà anche Double DJ, che è un DJ che è un mio amico, e farà una playlist ad hoc per l'inizio della partita. È un DJ che ha suonato al Tomorrowland, che è l'evento più importante in assoluto, e quindi sono contento che verrà anche lui. Come sono state importanti le presenze, chiaramente, con tutte le iniziative fatte con la consegna dei Platinum Sponsor, perché mi permetto di dire che avere Val Giurata di Credem, che è venuto personalmente a vedere una partita, l'amministratore delegato italiano di Milwaukee, Tresoldi, quindi tutti gli altri, ovviamente i nostri Platinum Sponsor come Artec, già premiata, e come anche Leo Girotti con Tramec, sono tutte situazioni che non sono minimamente scontate, ma che denotano quello che è la vicinanza dello sponsor ad essere qui da noi. Senza entrare troppi in pipponi, no? Fra virgolette, che ne ho già detti abbastanza, io ci tengo a ringraziare ovviamente la società che ci sta permettendo di svolgere tutte queste nuove attività, perché comunque senza l'investimento fatto non sarebbe stato possibile. Ringrazio ovviamente tutto lo staff comunicazione e marketing, importantissimo, perché avere Giulia ad esempio che fa solo la detta stampa ci permette di avere una relazione molto più accurata rispetto all'anno scorso con tutte le testate giornalistiche, che ci permette di uscire molto più spesso sul giornale, e questo anche ovviamente è un vantaggio per chi investe sulla nostra società, e allo stesso tempo di avere molte più apparizioni nelle TV locali, come sta accadendo, cosa che non era mai successa, ma questo non fa altro che avvicinare nuovi tifosi per poi riempire la nostra Milwaukee Dinelli Arena. Io l'unico dato che voglio dare, ne ho tanti, ma ne do solo uno, perché per rendervi conto del lavoro che stanno facendo questi ragazzi, nell'ultimo mese sono stati pubblicati 256 contenuti, che sono più di quelli della Virtus, che milita in A1, che ne ha pubblicati 216. Quindi io un applauso a questi ragazzi lo farei. Anche per la qualità con cui stanno lavorando, e devo dire che ci stiamo distinguendo molto sotto il punto di vista di video, e questo ce lo riconoscono in tanti, con ovviamente la presenza anche di Brian Laluna insieme a Francesco Ricciardi, insieme a Cosimo Sarti, li nomino tutti, la Sara Balboni e Anastasia, quindi, e Marco Biancardini. Quindi tutto questo è possibile grazie a questo lavoro. Vi ricordo importantissimo, oggi abbiamo definito quello che sono la tabella di marcia per acquistare i biglietti di giovedì, dove oltre a poterli acquistare online abbiamo cercato di agevolare i 600 abbonati che ovviamente non sarà valido per loro l'abbonamento, e sappiamo che c'è una componente che non è avvezza all'utilizzo dell'online, di poterlo acquistare già da oggi nel negozio che c'è in via Marcello Provenzali a 100, quello di fronte a Cencio, dove per intenderci allestito la Benedetto 64 il suo negozietto, e questo oggi pomeriggio già dalle 17 alle 19:30. E in questi giorni qui ovviamente, quindi sia oggi che domani e giovedì, lo potrete acquistare da Eurotarget e Golbet. Eurotarget aperta dalle 9 alle 19:30, quindi sono praticamente tutto il giorno, e Golbet da mezzogiorno fino alle 20, quindi le possibilità di acquistare questi biglietti ci sono. Ne abbiamo aggiunta una domani qui alla Milwaukee Dinelli Arena, sia al mattino dalle 10 alle 12 che al pomeriggio dalle 17 alle 19:30. E chiudo dicendo che tutto quello che ad oggi viene fatto a livello social non è sponsorizzato, quindi per intenderci molte società hanno visualizzazioni perché pagano per averle, e noi non lo stiamo facendo, abbiamo creato le basi per poterlo fare eventualmente, per avere ancora più visibilità. Quindi chi si intende di questo sa che il potenziale è ancora più elevato. Ovviamente i biglietti si possono acquistare online, e l'ultimo ringraziamento ci tengo a farlo a Matteo Franceschini e soprattutto a Manni, che sta coordinando queste sinergie fantastiche sul territorio, a Michele Manni, che ha portato tantissime nuovi volti, tantissimi giovani al palazzetto,
per ricordarne due, ad esempio quella di Corporeno con la scuola dell'infanzia e tutta la comunità di Renazzo, che sono venuti più di 200 persone, quindi io un applauso lo farei anche a loro, soprattutto al nostro Michele Manni, che devo dire è tornato e si sta facendo sentire e vedere. Io niente, direi che sei stato detto, abbastanza esaustivo. Non c'era il presidente, allora ho fatto la componente quella noiosa, esatto. E basta, spero che giovedì il clima sia caldo come oggi, che così si spera caldo come oggi, in un altro senso. Bene, allora direi che siamo giunti alla conclusione. Ah, è ufficiale, okay, è ufficiale, Federico Mussini giocherà il 29 dicembre per le Final Eight di Coppa Italia, quindi possiamo ufficializzare la notizia. Allora direi che possiamo. Ah, c'è la consegna. C'è un fuori onda. C'è un fuori onda. Lo sapevo io, scusami, non te l'avevo detto. Allora, come da rito, quando arriva un giocatore a 100, imparerai che c'è una tifoseria molto presente e molto vicina a questa squadra da oramai 26 anni, perché un applauso anche a loro. Ed è il settore Zimmer, quindi. Bene, allora direi che possiamo salutare i nostri amici da casa e possiamo passare eventualmente alle domande.